Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, io sono Ambra, sono una makeup artist e quello che faccio qui sul mio canale è divertirmi e parlare di beauty a 360 gradi. Oggi sono qui perché voglio girare un video simpatico, diverso dal solito, e per questo video ho preso ispirazione, perché mi è piaciuto davvero tanto, da un'idea di Basic Gaia in collaborazione con Carmi Mu e Martina Damex, e questo video si chiamerà Random Rainbow Challenge. Un po' difficile da dire. Comunque, in cosa consiste? Allora, come sapete, giugno è il mese del Pride e quindi per celebrarlo, diciamo, dato che purtroppo non potendo fare assembramenti, ho visto che in alcune città le manifestazioni saranno totalmente sospese, molto probabilmente anche qui nella mia, ho deciso di fare questo video simpatico per giocare un po' con i colori, perché mi è piaciuta davvero tanto l'idea. Allora, come funziona la Random Rainbow Challenge? Credo che avrò sbagliato questo nome già un milione di volte. La bandiera del Pride ha sei colori, aveva sei colori, perché il graphic designer Daniel Qatar, spero si pronunci in questo modo, si scrive Qatar, quindi non lo so, perdonatemi se sbaglio, comunque ha deciso di rendere questa bandiera ancora più inclusiva. Quindi la bandiera LGBT adesso è diventata una bandiera LGBTQI e quindi include anche la comunità afroamericana e la comunità transgender, quindi si sono aggiunti dei colori a questa bandiera. La inserirò da una parte o dall'altra e vi farò vedere la nuova bandiera. Ad ogni colore ci sarà associato un numero e casualmente andremo ad estrarre, con l'aiuto di Siri, quattro colori dalla bandiera, quindi gli faremo dire dei numeri a caso da 1 a 9 e in base a quello che capita ci truccheremo con quei colori. Ho deciso per questo video di utilizzare lei, la Carnival Palette di Be Perfect, che credo sia perfetta per l'occasione, perché davvero più colorata di lei non ce n'è. Ok, quindi procediamo con l'estrazione. Io nel frattempo ho iniziato applicando la base di P. Louise, questa è la Rumor 02, in modo tale da andare a uniformare la mia palpebra, e adesso facciamo l'estrazione, vediamo un po' che colori dobbiamo utilizzare. Hey Siri, scegli un numero tra 1 e 9. Un numero casuale compreso tra 1 e 9 fa 4. Scegli un numero fra 1 e 9. Fa 1. Scegli un numero fra 1 e 9. Fa 6. Scegli un numero fra 1 e 9. La risposta è 3. Vediamo che colore. Che colori abbiamo? Comunque voglio farvi notare che ho l'evidenziatore abbinato al top. Vabbè. Quindi abbiamo 4, 1, 6, 3. Abbiamo in ordine verde, rosso, viola, giallo. Verde, rosso, viola e giallo. Allora, come vi ho detto, utilizzo questa palette di Be Perfect, che è spaziale se amate i look colorati, è davvero bellissima. Non so ancora esattamente che look voglio andare a creare. A me piacciono tanto i look grafici e sto pensando cosa vorrei indossare se dovessi andare al Pride, quindi mi lascio un attimino trasportare. Allora, inizio col verde e vado ad applicarlo qui alla fine dell'occhio per creare un look più allungato, quindi che è col mio faccione più da vicino, così potete vedere meglio i colori. Io ho preso anche uno specchio
perché non mi vedo da lontano, quindi ho bisogno di avere uno specchietto sempre vicino. Allora, il viola non so se lo voglio applicare qui sotto oppure se voglio accostarlo al verde. Prima quindi andrò ad applicare il giallo e il rosso e vediamo un po' che effetto otteniamo. Il giallo lo vorrei applicare qui all'interno dell'occhio, fossi dovuta anzi andare al Pride. Credo proprio che avrei creato un look molto particolare, non il classico, non so, la classica cut crease oppure uno smoky magari bello intenso. Avrei proprio creato qualcosa di particolare, qualcosa di grafico. E poi sono i lavori che mi piacciono, con la quale mi piace giocare di più a livello di colori. Mi piace proprio giocare con i colori in maniera grafica, lo trovo molto figo, molto molto figo. Allora, il rosso della Be Perfect non è precisamente un rosso, all'interno anche un po' di fucsia, quindi onestamente preferisco prendere la iconica e andare con Andy, che come vedete è proprio un rosso. E prendo questo pennello di Nabla. Qui vado dove il giallo incontra il rosso e creo una sfumatura aranciata. Ora porto un po' su le sopracciglia. Utilizzo questo gel della NYX. Questo è il Control Freak. Faccio lo stesso nell'altro occhio. Sempre dall'iconica vado a prendere Audrey, che è un verde però più petrolio, e vado qui all'attaccatura delle ciglia per andare a scurire un po' questa parte e andare ad intensificare lo sguardo. Per rendere il tutto un po' più brillante vado con questi glitter della Stila. Questo è Follow the Sun. Follow the sun. Questi glitter hanno una base trasparente e all'interno hanno delle pagliuzze verdi e gialline, arancioni, quindi secondo me sta proprio bene perché richiama anche gli altri colori che sto utilizzando su questo look e poi mi spezza l'opaco degli altri colori. Dà anche un bel effetto bagnato alla palpebra, proprio bello. Ok, allora adesso vado a fare la base, vi velocizzo il tutto, vi faccio vedere i prodotti che utilizzo, poi ve li metto anche giù in info box e poi terminiamo gli occhi insieme. Ok, metto un attimo in stop la base e vado a fare la parte sottostante degli occhi. Come avete visto, ho applicato uno dei Cupid Heart di Nabla all'interno dell'occhio. Vado ad applicarlo anche qua sotto. Questi matitoni, ve ne ho già parlato in un altro video, sono fenomenali, stupendi.
Adesso prendo un altro pennellino pulito, uso questo di Real Techniques e vado con un viola power. Ok, vado a lavorare meglio questa parte dove il viola incrocia il verde e riprendo nuovamente lo stesso colore che ho preso prima dalla palette di Be Perfect e vado a ravvivare il colore con questa mascara di Maybelline, si chiama Hyper Easy, mi piace tantissimo. Vado a tracciare una sottile linea di eyeliner alla base perché voglio coprire la banda delle ciglia finte. Bene raga, ho terminato la base, ho applicato come avete visto il blush da una palette di NARS, l'illuminante e quello della palette di Be Perfect è super sottile e super specchiato. Ho applicato anche come ciglia finte le Marilyn di Masauda e poi il The Falsy Lash Lift di Maybelline sulle ciglia inferiori. Per concludere, sulle labbra vado ad applicare un gloss, questo è un gloss balm di Fenty, tonalità Pretty Please. Mamma raga, l'odore di questi gloss è paradisiaco. Bene raga, questo è il look concluso, io spero davvero che vi piaccia, spero che possa esservi di ispirazione se nella vostra città ci sarà la possibilità di fare un Pride in tutta sicurezza rispettando le distanze con le mascherine. Io onestamente non so se qui nella mia città ci potrà essere questa occasione, ma anche se non ci dovesse essere occasione di fare un super Pride come gli anni precedenti, comunque questo non ci deve impedire di sfoggiare un look di questo tipo, anche se vogliamo portarlo in giro, perché dobbiamo sentirci a nostro agio sempre e liberi di essere noi stessi. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, se volete supportarmi vi ricordo che il modo migliore per farlo è iscrivervi al mio canale YouTube, lasciare un like e attivare la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Se volete comunicare con me mi trovate anche su Instagram come AmbraJessMakeup. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi saluto e ci vediamo al prossimo.